Un paese giusto, Italia avanti tutta. La direzione è quella giusta. Passo dopo passo l'Italia sta tornando a crescere. Più occupati, più consumi, più fiducia. La legge di stabilità 2016 punta sullo sviluppo, diminuisce le tasse, contrasta la povertà e investe in sicurezza e cultura. Vogliamo un paese più giusto, a cominciare dalle tasse. Per questo le tagliamo. Taglio dell'IRAP per le imprese. Niente più tasse sulla prima casa, bloccati gli aumenti di imposte e accise, eliminazione dell'IMU e dell'IRAP per gli agricoltori, riduzione del canone RAI, taglio dei contributi sul lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato, via l'IMU sugli imbullonati per le imprese, regime agevolato e semplificato per partite IVA, autonomi e professionisti con attività di minori dimensioni. Grande attenzione e rilancio degli investimenti al Sud, con il credito d'imposta e finanziamenti agevolati per l'acquisto di macchinari e beni strumentali. Vogliamo un paese giusto, sì, ma lo vogliamo anche sicuro, oggi più che mai. 2 miliardi di euro in più, uno per la sicurezza e uno per cultura ed educazione. 150 milioni di euro per le cyber security, 50 milioni di euro per migliorare la strumentazione degli agenti, 80 euro di bonus esteso a tutte le forze armate di polizia e vigili del fuoco, 500 milioni di euro finalizzati alla riqualificazione delle periferie. Cultura, il nostro patrimonio. Stanziamo più risorse per assumere ricercatori. Confermiamo l'art bonus e il tax credit per il cinema, ma finanziamo anche i musei e un nuovo piano strategico per individuare, recuperare e valorizzare i siti di eccezionale interesse turistico. Un paese più giusto combatte la povertà, incoraggia i giovani e rispetta i più anziani. Per questo viene istituito un fondo contro la povertà di 1 miliardo e 600 milioni per il biennio 2016-2017. Aumentiamo l'assegno di disoccupazione, sale la no tax area per i pensionati, diamo la possibilità di aggiungere al riscatto degli anni di laurea anche quelli di maternità facoltativa. Cancelliamo le penalizzazioni per le pensioni anche per il 2016. Introduciamo la possibilità del part-time nei 3 anni che precedono la pensione. Inseriamo l'opzione donna per il pensionamento anticipato. Salvaguardiamo gli esodati. Diamo ai ragazzi 500 euro da spendere in cultura e sosteniamo con detrazioni le giovani coppie e chi vuole studiare all'estero con l'Erasmus. E inoltre, dopo anni di tagli, aumentiamo il fondo per la non autosufficienza e per il dopo di noi. Rendiamo più semplice donare i prodotti alimentari e sosteniamo economicamente i genitori che decidono di intraprendere la strada delle adozioni internazionali. Perché siamo sicuri, uniti ce la facciamo. Deputati PD, lavoro di gruppo per fatti concreti.